Che vuoi? Non ce lo so manco io, non ci ho dormito tutta la notte. Fammi un affare, Eminenza. Io vedo Pasquino e voi date salva la vita a Montanari. E da quando in quagli scarpari vanno in giro a fare di questi baratti? Sbrigatevi che se ci ripenso mi accorgo che ci rimetto e non se ne fa più niente. Pasquino in cambio di Montanari, tu dici? Beh, volete mettere in carbonarello qualunque cor satirico epigrammatico misterioso? Se io fossi in te non lo butterei mica tanto giù il carbonarello. Oppure dici così perché ci vorresti mettere Targhini sopra mercato? No, è che stiamo a Campo dei Fiori. Fate come vi pare, quello è un sartapicchio. Beh, che cosa sono queste efferatezze? Ma io dicevo così per non levarveli tutti e due. Anche se pecore nere, ricordati, io sono sempre un pastore d'anime. Bene alzata, Eminenza. Ecco, vedi, quella è una pecorella smarrita, per esempio. Sì, ma adesso volevo concludere, magari la pascolate dopo. L'anima. Ma perché ti sta tanto a cuore la pelle di Montanari? Io vi ho proposto un affare, con tutto il rispetto, Eminenza, a voi che ve ne frega. Se vi conviene. Conforme? E chi sarebbe, Pasquino? Sì, buonasera. Sarebbe a dire? No, è che io non sono tanto diplomatico, Eminenza. E magari ve lo direi pure. E dimmelo. Famo così. Voi prima mi liberate Montanari, gli date un cavallo e lo fate sortire da Porta San Giovanni. E io poi vi dico chi è Pasquino. Dovemmo far affidasse. E io mi fido. Vieni. Non sia mai. Ah, ecco. Che è stato a fare? Mi accingo a scrivere. Ah già, che tu sei letterato, non capisci. Ecco, ti spiego. Questa è la penna, lì c'è l'inchiostro, io intingo. No, fino a qui ci arrivo. Ma che scrivete? L'ordine di scarcerazione di Montanari. Ah. È questo che vuoi, no?